questo è un anno particolarmente significativo per la vita del club, perché celebriamo il cinquantenario della sua costituzione. Il mio pensiero è di continuare a mantenere vivo lo spirito per cui il club è stato immaginato e costituito, dal principe naturalmente, dall'architetto Vietti, da Carimentasti e alla fine dall'avvocato Ardoin, che ci ha proprio recentemente lasciato. Si deve a queste quattro persone se il club è quello che oggi è diventato. After 50 years of existence, the members of the Yacht Club Costa Smeralda have decided that it's time to add our voices to the global conversation on ocean conservancy and on protecting the seas of our world. In our 50th year, we would like to convene a forum in Porto Trevo, bringing together learned voices from around the world to discuss the urgent issues that face not just the Mediterranean, but seas around the world. All of us who've lived on the sea and around the sea in the last 50 years have noticed enormous changes, increases in pollution, plastics everywhere, flora and fauna being affected by a degrading marine habitat. We have to do something now to allow our children to inherit seas and oceans that in any way resemble those that we knew as children. Un altro nostro obiettivo, naturalmente, oltre a quello di perseguire in continuità quello che appunto è il nostro DNA, è quello di dare un'attenzione particolare ai giovani. Io credo che questo sia un grosso obiettivo e uno stimolo che noi abbiamo in più, perché una cosa ha questo club che ha 50 anni, è di rinnovarsi in continuazione.